famoso di Gazzara, freestyle, che ospita sempre molti avvenimenti anche sportivi. Abbiamo il piacere di avere un personaggio che non è nel mondo del calcio, dell'hockey, del basket, ma nel mondo dei contatti. E chiediamo innanzitutto com'è questo mondo che insomma magari attira magari soprattutto i ragazzi prima di arrivare magari nel mondo grande, magari quello della Formula 1, vero? Sì, il Gazzara. Anzi, presentati. Sono Cristian, lavoro per Giorgio Pantano, che da questi ultimi 2 anni è diventato costruttore di go-kart. Noi abbiamo una squadra corse che noi partecipiamo alle competizioni internazionali, italiane e internazionali, e come dicevi prima, sì, il go-kart è un po' la partenza per arrivare, il sogno di tutti è un po' la Formula 1, diciamo. Dal go-kart si parte e si spera. Ci sono delle scuole che insegnano un po' i ragazzini a imparare ad andare con questo mondo? Sì. Oppure improvvisano un po' tutti? No, diciamo che ultimamente sono nate molte figure che chiamiamo coach driver, che sono un po' delle persone o ex piloti o persone comunque del settore che insegnano un po' a guidare all'inizio i ragazzi, ma non solo guidare, poi adesso si fa anche tanta preparazione fisica anche nel go-kart, quindi ci sono queste figure. Sì. Ci sono anche delle diverse categorie dei go-kart, oppure c'è una categoria a livello, non so, di potenza, magari di motore? No, si parte dai bambini, diciamo dai 9 ai 12 anni, che è la categoria minicart, poi si sale in base all'età, si arriva al massimo l'espressione del go-kart, si chiama KZ2, che è quella 125 a marce, che è proprio il top del go-kart. Quale pista c'è qui nella zona del Varesotto o in Lombardia, le piste un po' più frequentate da... personaggi. Diciamo che le più frequentate qui in Lombardia e nel Bresciano, che sono Franciacorta e Lonato, sono le due piste un po' più che ospitano anche competizioni internazionali. Ti è piaciuto? Avete visto qualche ragazzo partire dai go-kart, magari da voi, e dopo arrivare un pochino più in alto, magari anche... Sì, sì. Verstappen e Leclerc hanno frequentato le piste italiane negli anni e sono sempre venuti qua perché il kart, diciamo che è italiano. Costruttori sono in Italia, il meglio del meglio è in Italia, perciò tutti anche gli stranieri, compresi Verstappen e Leclerc, sono venuti qua a presentarsi. È uno sport molto costoso, a volte qualcuno dice un po' costoso, da arrivare in Formula 1 dicono sempre che ci arrivano soltanto quelli benestanti, quelli poveri che ci vedono possono arrivare, che ha un certo costo, ma partire dai go-kart e arrivare lì, posso partire, è uno sport per tutti oppure... Non è proprio da tutti, ci vuole un bel budget, all'inizio se lo si prende un po' come gioco sì, non costa molto, se poi si decide di fare campionati ad un certo livello bisogna essere onesti, costa. L'ultima cosa, ti chiediamo qualcosa sul tuo capo, che sappiamo che lui è riuscito, forse ora, 15 anni fa se mi ricordo bene, ad arrivare un po' in quel mondo dove girano veramente i box, che erano per le donne e per i giusto? Sì, lui ci ha provato, dopo Formula 1 non è per tutti, perché veramente lì ci vogliono dei budget elevati, comunque ha provato, è stata per lui una bella esperienza, probabilmente la dovesse rifare adesso, farebbe qualcosa di diverso prima di arrivare in Formula 1, nel senso che lì c'è un po' di politica la Formula 1, contratti, società di management... Però sì, diciamo. Contano molto i procuratori che ci sono sì, dietro. Sì, 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 alla fine questo è molto importante. A quel livello Formula 1. Sì. L'ultima cosa che ho detto che l'ultima era appena. Ma tu Svizzera che ho posso tutto questo sport oppure no? Perché io avevo un amico, un giocatore di hockey, ho avuto il fontano, che mi diceva volevo andare a giocare perché era passato, ma qui in Svizzera facciamo fatica a trovare piste e mezzi. In Svizzera c'è solo una pista che ospita qualche gara che è Volen. Però per le leggi svizzere, per esempio, si corre il sabato e il campionato svizzero, che esiste, fa anche un buon numero di piloti, comunque vengono a correre Castelletto di Branduzzi in Italia, poi fanno qualche gara in Francia, ma comunque il campionato esiste e c'è abbastanza partecipazione. Ringraziamo la ragazza che sta riprendendo la padrona del bar, Vanessa, e quindi occorrente numeroso qui al suo bar, che se volete parlare di sport vari, potete parlare di go-kart, di calcio, di basket. Va bene, grazie a te. Grazie a te.